questa, diciamo, compagine di sigle dell'associazione di categoria chiede che ci sia la massima trasparenza possibile. Questa si può realizzare soltanto attraverso una verifica di tutte le aziende, e noi siamo tutti disponibili a fare verificare tutte le aziende, e poi che si prenda atto che comunque c'è una situazione politico-associativa che è completamente diversa. Naturalmente tutto questo lo basiamo su programmi per la gestione seria della Camera di Commercio, perché la Camera di Commercio non è possibile affidarla a una competizione elettorale, bisogna che ci sia alla base soprattutto un progetto sano di sviluppo. Oggi questo lo diciamo, ma lo diciamo che creando le condizioni per verificare che tutte le procedure, ma non soltanto, tutti i dati forniti siano chiari, trasparenti e verificabili. Per questo chiediamo che ci sia appunto una ripartenza di tutto. Le associazioni qui riunite chiedono principalmente trasparenza per i numeri delle imprese dichiarate, perché mi sa tanto che ci sono più imprese dichiarate dall'associazione e meno iscritte alla Camera di Commercio. Sarebbe giusto verificarle tutte, dopodiché parlare di un programma e di un progetto per portare avanti la Camera di Commercio. Io sono stato da 8 anni in giunta e so quelle che sono le problematiche su tutti. Il pagare meno sul contributo della Camera di Commercio creerà notevoli problemi alla Camera di Commercio di Palermo ed Enna. Quindi su tutti cominciamo a parlare di progettualità, e dopo le poltrone, l'importante è che non toccano quella mia, che è quella di barbiere, tutte le altre le possono toccare.